Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy, vita da studenti, ultimo dei 7 misteri dell'Accademia da risolvere. Manca solo il mistero di Raffaella. Una studentessa nella zona commerciale sembra sapere qualcosa sui 7 misteri dell'Accademia, parliamoci. La ragazza con cui dobbiamo parlare è questa qui, vicino alla cioccolateria o davanti all'hamburgeria. Ah, che cosa posso fare? Sono così spaventata. Le mie amiche sono scomparse nel nulla. Non lasciando alcuna traccia. Ho paura, tanta paura. Non so che cosa fare. Affidati a noi. La studentessa ci ha raccontato che alcune sue amiche sono sparite di colpo senza lasciare traccia mentre si trovavano nel vecchio edificio. Aiutiamola a ritrovarle. Bene. Grazie mille. Ah, sembra che la leggenda di Raffaella sia realtà. Secondo questo mito, pronunciando una formula magica nel vecchio edificio, comparirà una ragazza di nome Raffaella che ti farà sparire nel nulla. Ah, sì. E se... Tanto vale provarci, no? Raffaella, vieni a giocare! Non è vero. Io e le mie amiche abbiamo provato a dirla così per gioco, ma subito dopo aver pronunciato quella frase abbiamo sentito una voce. In un istante le mie amiche erano sparite sotto i miei occhi, è tutta colpa mia. Ma so per certo che non sono le uniche ad essere scomparse lì dentro. Per questo vi chiedo di salvarle, sia loro che tutti gli altri. Fatelo, vi prego. La frase da pronunciare è Raffaella, gioca con me. Buona fortuna. Pensavo Raffaella canta a casa mia, ormai meme fin troppo deceduto. È un po' come Scary Terry, se non sbaglio. Raffaella gioca con me. Si deve dire davanti a uno specchio. E la leggenda di Raffaella o Hanako-san è molto conosciuta in Giappone. Non è uno yokai conosciuto come il Kappa, perché il Kappa è forse lo yokai più famoso di tutti, però è abbastanza conosciuto. Il vecchio edificio si trova vicino alla pista dei kart. Eccoci qua. Neanche serve attivare la missione, a quanto pare. Che posto incredibile! Dove ci troviamo? Se non sbaglio dovrebbe trattarsi del vecchio edificio scolastico. Era un castello. Forse Raffaella si trova nei bagni di questo luogo? Sì, perché Hanako-san infesta i bagni. Beh, lo scopriremo solo entrando. Forza, andiamo! Sei perplesso, Leonardo? Aspetta, fratello. Ti ricordi la formula magica, vero? Cosa? Non dirmi che te la sei già scordata, Leonardo. Cosa? Su, via, non scaldarti. Ad ogni modo, lasciate fare a me. Raffaella, gioca con me! Sì, qualcuno con cui giocare! Sembra contenta. Avete sentito? Sembra che la porta si possa aprire ora. Già, a quanto pare ha funzionato davvero. Io ero così intenta per giocare. Ho un brutto presentimento al riguardo. Ma no, tranquilla, è tutto a posto, vero? Bene, basta parlare, entriamo! È quello che dico anch'io, basta chiacchiere. Meno chiacchiericcio e più... Devo attivarla comunque? Ah! Ah, bene, che posto strano, eh sì. Oddio, è un po' glitchato in alto, che è successo? Posso anche andarmene volendo, no? Ah, la pancia è vuota, ci picchia. Ma qua sotto come ci si arriva, scusami? È tutto chiuso. Boh, vabbè. Meniamo le mani, già, subito. Wow. Vai, doppia. Allora, ricarico la pancia a tutti, perché sennò, ragazzi, va a finire un po'... Sì, potrei effettivamente tenermeli per dopo, ma no. Che, perché comunque, Raffaella, a sto giro sono preparato ad affrontarla. L'altra volta non ero minimamente pronto. Infatti ci ho preso un sacco di schiaffi. Però è passato, quindi... In questo caso va bene dire che il passato deve rimanere dove si trova, cioè nel passato. Andiamo. Che abbiamo qui? Mettiti in posa, ok. Hello, yeah. Salve gentili ospiti, lasciate che non ho letto. Era la voce di Raffaella, certo. Ok, e via per lo sciacquone. Vai, giù per il tubo. Carina sta cosa, non male. Certo, non è il massimo della vita, eh. È come lo sciacquone di Harry Potter che ti porta al Ministero della Magia.
mettiamo in guardia gente. Ma tranquilla, ti proteggo io, Aria. O Matteo, uno dei due. Dipende quanto sono impegnato io. Oddio! Sciamano turchese! Boia, frate! E qua! Ti cambio i connotati! Ti predico il futuro! Ritoro comanda poteva... Chi è? Chi è qua che lanciava le sfere di energia? Oh! Oh, tu stai un po' troppo... Il range è un po' troppo alto, amico mio, eh! Tu devi stare al posto tuo! Sciamaniano, qua! Shaman King, vieni un po' qua! Ti cambio... eccolo qua! Ok, vai ancora all'altro posto per arrivare. Andiamo di qua ora, Gritty. Oh oh, c'è un'altra sfida da affrontare? Sconfiggi i tenebrosi. Ma così facile? Qualcosa di più complicato? No? Vabbè. Giochi d'acqua. Abbiamo sconfitti. Cos'è questa musica così di tensione, di suspense? Stai buono, ma... Ma tutti quanti arrabbiati qui dentro? Ma che succede? Per un pelo, ma guarda, Leonardo, per un pelo un corno. Io stavo aspettando che succedesse qualcosa perché dico, non può essere che... stiamo qui, abbiamo sconfitto tutti e la musica ancora continua a salire. Di tensione. Che succede? Oh, oh, guardalo! Oh, che dolore! Volevo un attimino girarmi ma non ho fatto in tempo perché mi ha bloccato. Ha sconfitto? Ah, bravi. Oh, i miei compagni di giochi qui sono molto forti. Piccolo comandante, che devi da fa tu? Niente, non c'è più cibo normale. Vabbè, mangi quello più grosso dopo, che ti devo dire? Oh yeah! Con uno solo. Troppo forte. Il Raffaella Spettro Clown rosso? Aiuto! Ah, perché l'avevo evitato, certo. Dove va Gibanian? Che succede? Oh! Siamo più forti ora! Vai con anche il club dei culturisti che ci aiuta! Oh yeah! Sta a posto, fra? Vai! Abbiamo fatto ora, praticamente. Siamo arrivati. Manca l'ultima prova. Evita gli escrementi viola, ok? Che bella prova! Mi ha preso all'ultimo, ma ero già dentro la tazza, quindi il trono di porcellana. Come battery low? Fermati. Purtroppo ho dovuto rifare tutto quanto da capo perché non so che diavolo era successo, ma non mi funzionavano più le cuffie. Ma eccoci da Raffaella! Quello è il trono di porcellana, ovviamente. The Woman, certo. Sembra più una spirata di moda che un bagno o un combattimento, comunque. Benvenuti visitatori, chi di voi è qui per giocare con me? Quella voce, sei tu Raffaella? Sicuri che sia lei? Sembra vestita un po' troppo elegante. C'è il drip. Oh, la maglia è un po' in disordine, deve essere colpa delle mie nuove amiche. Che cosa avete fatto tu e le tue amiche per ridurre la maglia in quello stato? Piuttosto precisa per essere così giovane. Boh. A proposito delle tue nuove amiche, siamo qui per salvarle. La loro vera amica è molto preoccupata, quindi liberale immediatamente. D'accordo, ma prima perché non ci divertiamo un po'? Sì, vai così! E quello sarebbe un ballo? Dilettante. Ti faccio vedere come si balla, sorella, guarda qua che classe! Ma che, ti sei messo a ballare con un nemico? Dai anche voi, lasciatevi trasportare dal ritmo! Yeah! Ma sì dai, perché no? Arrivo? Beh, allora mi unisco a voi. Non mi quadra la situazione, Leonardo è l'unico che non balla, mi sa. Yeah, continuate così, ragazzi! Lasciate che vi scatti una foto, la pubblicherò sui social. Yeah! Che dire, Raffaella non sembra una cattiva persona, vero? No, hai ragione, riusciremo di sicuro a salvare le amiche di quella ragazza. Ah, ehi, tu là in fondo, perché non ti diverti come gli altri? Ha ragione lei, Leonardo. Su, scatenati in pista come noi. Ah, fatti gli affari tuoi. Non sono un fan del ballo. Ah, sei sempre così scortese. Ecco perché non piace alle ragazze. Cosa hai detto? Chiudi il becco, casanova dei miei stivali. Avanti, non fate così. Smettetela di litigare in quel modo. No, ne ho abbastanza. Ti sistemerò una volta per tutte. Ah sì, allora preparati, perché sono io a sistemarti per primo. Quindi voi non vi state divertendo. Ehi, guardate, sta succedendo qualcosa a Raffaella. Avanti, non litigate, altrimenti mi arrabbio!
Bene, e ora fatevi sotto! E poi c'è sì, Matteo! Senti i beat! Allora mi trasformo? Va bene, Raffaella, mi trasformo, ma solo perché ci sei tu, eh? Che io mi imbarazzo tra cambiare vestito davanti alle persone, eh? Vai! Ok, mi ha preso forse, ma non mi interessa. Ush! Sono confuso! Oh no! Scappa! Dai, Gibanian, riprenditi! E Gibastiano, Gibanian. Gibanian è un po' che non c'è più. Ah, la posa, la posa, la posa! Mannaggia te, Raffaella! Si teletrasporta, non è giusto! Oh no, fa danno, se ci fa danno lei così. Ah! Oioi. Ci fa del gran male, ma te la faccio anch'io, te ne faccio Raffaella. Aia! Ah, me l'ha fatto un bel po', me l'ha fatto. Ah, ci respinge anche. Cloni di carta, attaccate voi al posto mio. Ah, dobbiamo evitare questi cosi rossici. Vai, vai! Oddio, che male! Mangia, mangia, mangia! È forte comunque, accidenti, eh! Dai! Vai, vai, dai, dai! Hoi, hoi, hoi! Miei cloni di carta! Ah ah! Ah ah, Raffaella! No, mi sono trasformato tardi! Ah, accidenti! Dai, dai, l'ultimo. Ok, no, ma dai, ma c'ero io, Raffaella! Non barare! Non barare, Raffaella! Oh, vai! Ah! Yeah! Prenditi questo, e questo, e questo! Dang! Ah, fa male lei, eh? Ma anche io faccio male. Eccolo qua. Dai, 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 premo Y a ripetizione. Ah, che dolore. Ma mi trasformo un'ultima volta per sconfiggere Raffaella. Vai, vai, vai. Che botta che ci ho preso. Vai, danza del fuoco! Comando della fame, mangiasse. Che gli posso dire? Oh. Non è che mi interessa questa piccola cosa, anche perché posso vederlo. La medaglia di Raffaella! Oh, ma si prendeva sicuro la medaglia di Raffaella, perché Raffaella è forte. Attenzione, stiamo molto attenti con Raffaella. Molto forte lei. Sarà utile nelle nostre battaglie future. Avanti voi due, chiedete subito scusa a Raffaella. Cosa? Avete capito bene? Se si è infiorata, la colpa è solo vostra. Scusa. Mi dispiace molto. No, aspettate, dovrei essere a scusarmi con voi. Raffaella. Ehi voi, che cosa avete fatto a Raffi? Eh? Guarda un po'. Se a torcerle anche io solo un capello, ve la faremo pagare molto cara. Proprio così, non vi conviene farci arrabbiare. Tranquille, ragazze, ci ho già pensato io a rimproverarli. Sul serio, beh, grazie. Yeah! Ma chi sono queste tre ragazze? Oh, giusto, non vi ho presentati, sono le mie nuove amiche. Salve! Noi siamo le amiche di Raffaella. Proprio così. Ah, queste ragazze sono un po' troppo rumorose per i miei gusti. Vorrei precisare una cosa, Raffi non è cattiva come pensate. Esatto, in fondo cerca solo qualcuno con cui giocare. Hai persino costruito un castello tutto per noi, non è fantastico? Stanno dicendo la verità? Sì, ormai sono 50 anni da quando divenne un tenebroso.
Quando mi sento solo rapisco le persone, ma non lo faccio di proposito. Proprio così, non ci trattate male. Esatto, ci ha anche aiutato a diventare più popolari sui social. Avete capito adesso, Raffi è la nostra migliore amica. E cosa mi dite della vostra altra amica? Era così in pensiero per voi. Caspita, è vero. Ci stavamo divertendo così tanto che ci siamo dimenticate di lei. Scusaci, Raffaella, ma ora dobbiamo proprio andare. Ma non disperare, verremo a trovarti di nuovo. Ora siamo grandi amiche. Sì, perché tu sei la nostra migliore amica. Mi dispiace per ciò che vi ho causato. Vi ho portate qui con la forza. Dai, non dire così, ci siamo divertite molto. Te l'abbiamo già detto, Raffi. Ormai sei una nostra amica. Proprio così! Amiche mie, saremo sempre uniti sotto la frase che ci piace tanto pronunciare. Raffaella, gioca con me! Sì, avete ragione. Medaglia ottenuta, mistero di Raffaella. Top. Forte, un'altra medaglia. Bene, e ora un ultimo ballo prima di salutarci. Anche Leonardo balla ora? Grande Leonardo! Oh, pensavo che non ti piacesse ballare. Taci, lo faccio solo per i miei fratelli. Bene, direi che il caso è chiuso, non siete d'accordo anche voi? Ben detto, abbiamo risolto un altro mistero! Yeah, pog, pog, pog! Che ne direste se ora ce ne tornassimo in accademia? No, dobbiamo proprio andare via! Ma non vorrei mica restare qui. Beh, era contenta Raffaella se restavamo qui, no? Alla prossima, ragazzi! Mistero di Raffaella completato. Questo è più lungo dei misteri da risolvere. Ecco perché volevo farlo appunto per conto suo. Cardigan e gonna. Per G. Bastiano sarebbe perfetto. Fa un po' di crossdressing, no? Oh, preside! Bella! I miei complimenti, Club FNY. Avete risolto i 7 misteri dell'Accademia. Se per il bene della scuola sono disposto a fare questo e altro. È stata davvero una faticaccia, ma alla fine ci siamo riusciti. Hai visto, G. Bastiano? Ce l'abbiamo fatta. Dai, rap per festeggiare? No? Ahem. Siete stati davvero in gamba. Risolvere quei misteri non era facile. Ero certa che non mi avreste delusa. Sono orgogliosa di voi. In quanto vostro cavaliere non potevo sottrarmi ai miei doveri. Cosa? E da quando in quanto saresti un cavaliere, scusa? Ma non ti vergogni neanche un po'. Finora ti sei spacciato per uno studente. Beh, se è così allora io dovrei impegnarmi di più. Sì, è giusto. Ad ogni modo, avrei un'altra succosa proposta per voi, ragazzi. E a cosa si riferisce? Non avere fretta, ragazzino. Si tratta del mistero più importante. Il mistero più importante? Wow! Rispondete a questa domanda. Conoscete i monoliti Y? I monoliti Y? 30 anni fa, durante la costruzione della scuola, comparvero dei misteriosi monoliti. Erano realizzati con materiali sconosciuti e non era possibile scalfirli o romperli. Ancora oggi, a distanza di anni, non ho idea di cosa si celi attorno a loro. Solo recentemente, poi, sono stati battezzati con nome di Monoliti Y. Per questo motivo vorrei che indagassi sui misteri che li riguardano. Avete sentito, ragazzi? Solo voi potete riuscirci. Solo noi? Wow! Un mistero risalente a 30 anni fa. Non pensavo che potesse esistere. Sembra interessante, non è vero? Bene, allora, non resta che una cosa da fare. Andiamo a indagare questi... Si chiamano monoliti Y. Forza, non perdiamo altro tempo qui. Capo, sembra che Club FNY sia stato incaricato di indagare sul monolite Y. Come? Che strano. Con il club di ricerca aliena l'avevamo studiato a lungo. Tuttavia i nostri sforzi si sono rivelati ben presto vani. Perciò è impossibile che qualcuno riesca a svelare il segreto del monolite Y. Eppure i 7 misteri dell'Accademia sono stati svelati. Che cosa dici al riguardo? È un'ottima domanda, ma al momento non so risponderti. Beh, non fa niente. Andiamo a indagare di persona. Voglio che tutto il comitato si diriga immediatamente al monolite Y. Sarà fatto, capo. Ci vediamo direttamente sul posto. E invece io direi che noi ci vediamo al prossimo video, mi sa. Il primo monolite Y. Perché dico Y e non Y?
perché mi rimane più facile dire Y e non Y, semplicemente questo. Beh amici, direi che per questo video è tutto, nel prossimo inizieremo a indagare sui monoliti Y e in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, ciao!